Buongiorno amici di FootItalia.it, io sono John. Oggi appuntamento non in programma, ma comunque dovuto per quello che è successo ieri. Le grandi news che ci sono arrivate da eSports in serata, oltre quelle che l'orario clou delle 19, che ci aveva dato solo l'antipasto, forse a quello che doveva essere il piatto forte della serata. Andiamola a vedere sulla nostra pagina ufficiale Facebook, eccolo qui. Questa è stata la portata principale. Questa news arrivata verso le 21, verranno rilasciate da venerdì alcune delle versioni aggiornate delle Prime Icon che vengono, diciamo, ribattezzate Moments, cioè dei momenti particolari della carriera di questi giocatori in cui loro hanno brillato particolarmente. Sono delle super prime, per ora non si parla di SBC, ma si parla solo di rilascio di queste carte, di emissione di queste carte nel mercato, quindi attraverso i pacchi, saranno contenute nei pacchi a partire da venerdì. Queste non saranno le uniche tre, ma ce ne saranno delle altre e non sappiamo ancora quali, ma questa cosa sicuramente avrà ripercussioni fortissime sul mercato perché... Seppure è vero che queste avranno un radio di spacchettamento bassissimo, molto più basso delle icon normali, perché sono delle icon veramente, veramente forti, avrà comunque, io credo, almeno in questo venerdì, e forse a partire anche dai prossimi, non si sa, comunque quando ci saranno quelle più forti, sicuramente avrà un impatto enorme sul mercato e ne parleremo nel corso di questo video. Altro impatto forte che comunque non era pronosticato, o almeno nelle prime battute, il rilascio di questi due end of the era, dei due portieri, Petr Cech e Tim Howard. Hanno annunciato questi due portieri il ritiro a fine stagione, ieri gli ha regalato una carta speciale che in prima battuta sembrava veramente una carta così, queste sfide sono arrivate un po' in sordina, ma verso le ore 20, 20, anche 21, si è avuto un clou nel mercato, un rialzo incredibile, inaspettato nel mercato, soprattutto per le carte gold. Vi faccio vedere l'index, eccolo qui su Footbin. Più o meno siamo partiti con l'index gold intorno ai 60-67 punti, siamo arrivati ai 77 delle ore 9. È un rialzo veramente pazzesco di alcune carte. Vi faccio vedere alcune carte che sono riuscito a vendere anche perché ieri sera era una serata in cui ero molto impegnato, però tra una cosa e l'altra sono riuscito a fare i relist e a piazzare delle ottime vendite. Queste sono solo alcune delle vendite. Verratti praticamente è arrivato al cap a 35, alcuni altri if che ho venduto tra ieri sera e stamattina. Ho venduto tantissime carte che mi hanno portato ad un profitto settimanale, quindi considerando domenica e lunedì, quindi 2 giorni di quasi 1 milione di crediti, quindi ho venduto veramente veramente tanto. Anche il Bon Dobermans, come vedete, mi segue a ruota, 960k di profitto in 2 giorni che mi portano nella classifica globale quasi ai 30 milioni stagionali. Veramente un ottimo risultato considerando che siamo a febbraio, quindi c'è ancora molta strada da dover fare, ma 30 milioni li abbiamo quasi raggiunti, mi mancano pochi K. Cosa non sono riuscito a vendere? Purtroppo non sono riuscito a vendere Müller, che anche egli era arrivato intorno ai 32-33 K, ma purtroppo è stato lì circa una 20-30 minuti a questo prezzo, poi è ricalato subito e non sono riuscito a sfruttare l'hype. Questo giocatore lo manterrò comunque per quello che era il suo obiettivo principale, cioè il Potman di Bundes, che non è ancora arrivato. Come cercherò di tenere alti, comunque se vanno via non mi dispiace, una serie di if che ho ancora qui, De Jong, Bergius, ma soprattutto Soares, che ne ho ancora tanti, o Von Wolfskinkel, scusatemi la pronuncia ma non riesco a pronunciare, Rebic, utile per il Potm, Guerrero, utile per il Potm. Queste carte le manterrò, comunque non ho alcuna intenzione di svenderle, anzi sono contento se vanno via a questi prezzi qui. Vi porterò avanti queste carte come base di investimento per quello che sarà poi sicuramente giovedì. A questo punto, una finestra, me lo auguro, ci sarà questa finestra di investimento perché è la prima, forse è ultima, considerando che queste sfide durano. È finito ieri Torres, però sono state puntualmente rimpiazzate da queste due che copriranno anche giovedì.
perché voglio spingermi agli investimenti il giovedì, perché ci sono i premi, ovviamente lo sapete, delle squad battle, scusate, delle Division Rivals e della Weekend League, e adesso capiremo anche su chi puntare, perché con un mercato in questo stato veramente sarà difficile, soprattutto con molti crediti che girano negli account, arrivare a degli investimenti sostanziosi giovedì. Io ho individuato principalmente due tipologie di carte su cui possiamo andare. La prima, allora, partiamo dai non in form, perché ovviamente ne abbiamo già parlato e dovevano essere quelle un po' giovedì il mio obiettivo principale, perché qualcosa mi aspettavo per venerdì. Sinceramente non mi aspettavo un evento così grosso come queste Super Prime, possiamo chiamarle così, ma EA ci ha fatto l'ennesimo scherzetto. Vedete come i NIF sono praticamente a prezzi altissimi, soprattutto la categoria 86 ieri sera era arrivata a sovrapporsi e a superare la categoria 87, quindi cose incredibili. Piano piano stanno spingendo su gli 86, stanno spingendo su anche gli 87, gli 88 e gli 89. Quale categoria mi piace di più? Quella che qui non è contenuta, ovvero questa, quella dei 90. Rifresciamo un po' la pagina, e principalmente quale giocatore mi piace di più? Mi piace di più Neuer, per un discorso di ibridabilità, per un discorso di overall, praticamente costa quanto la categoria 89. Ve lo faccio rivedere, vedete, la maggior parte degli 89 sono intorno ai 52-53k, qualcuno al di sotto, ma pochi. Neuer mi piace tanto anche perché si aggancia al discorso POT, che in questo caso comunque dovrebbe essere rilasciato venerdì, ma passa un po' in secondo piano rispetto a quello che è l'evento principale di queste nuove Super Prime, possiamo chiamarle così, però a questo prezzo e pagate magari qualche K sotto, stamattina si riusciva a prendere intorno ai 52k. Non è un cattivo investimento, ovviamente è un investimento per chi ha tanti crediti. Se voi avete 200-300k, non vi consiglio assolutamente di andare su Neuer, ma per chi come me ha dei milioni lì fermo, prendere qualche carta di questo giocatore per quello che può essere il pot, ma anche per quelli che possono essere gli eventi affiancati a queste icon, perché queste icon costeranno tanto, di conseguenza dovranno creare varie sfide che manterranno sul mercato per varie fasce di overall. Quindi mi aspetto qualche sfida che vada a rialzare anche gli 88 e dai 89 ai 90. O poi quando si parla di icon si parla sempre di sfide costose. Qualcuno ieri vociferava sulle prime, sulle baby garantite. Io non credo sinceramente, però potrebbe anche essere quella un'opzione. Come al solito, non dobbiamo puntare sull'investimento singolo, ma dobbiamo mantenerci quanto più uno spettro quanto più ampio possibile di investimenti, in modo da abbracciare qualsiasi requisito venga proposto nelle sfide, perché secondo me di sfide ci sarà e ci sarà anche in abbondanza. Quindi questa è la prima categoria di giocatori, quindi andarsi a seguire qualche giocatore di overall alto, che in questo momento anche forse gli 88, qualcuno è passato ha vissuto dei momenti di calo, come Yori quando è stato rilasciato ieri sera. Check, vedete lo scalino, era a 42, è calato a 34. Chi è riuscito a portarsi qualche giocatore via di questa carta, secondo me ha fatto bene, qualche copia di questa carta, come pure di De Gea, anche se lì il discorso sfide non regge tanto, perché è un giocatore che non viene utilizzato per sfide ma come gameplay, ma comunque anche lui il calo l'ha avuto. Eccolo qui, vedete che salto, e ancora si attesta sul prezzo di calo di ieri sera, vedete 95, quindi Xbox è ancora acquistabile. Credo lo stesso discorso, ecco qua, in percentuali diverse, cioè no, in percentuali uguali, ma con scarto diverso anche su PlayStation 4. Quindi se volete provare a investire su questi giocatori siete ancora in tempo, o comunque volete portare delle migliorie alla vostra squadra, vi consiglio di andarlo a fare ora con questo portiere o con l'altro, soprattutto Lloris, anche in chiave investimenti per le sfide, che è un 88, sapete bene, viene utilizzato oltre questi NIF, quindi che sono secondo me gli unici che in questo momento hanno scarto e possibilità di rialzo. Io andrei sinceramente sugli inform, gli inform che di questo Team Week ci hanno regalato grandi soddisfazioni, ragazzi. Non sto qui nemmeno a parlarvene. Ieri sera Gervinho era salito a 20k, cioè
Ma di cosa vogliamo parlare? Bin 21.5 era un giocatore consigliatissimo negli investimenti della scorsa settimana. Se come me vi siete portati via molti Gerviglio e avete avuto la costanza di relistarli, i miei sono usciti intorno a 19-20 perché sinceramente non mi aspettavo andassero oltre, tranne qualcuno che avevo ancora inosservato e ho piazzato oltre i 21. Vi posso dire che questo giocatore mi ha dato tante soddisfazioni, come me le ha date anche De Jong. Ieri sera anche lui è andato su per un attimo, eccolo qua, questo è il prezzo registrato, ma vi posso assicurare che si vendeva tranquillamente a 20. E questi due principalmente, poi, ma tanti altri, Ruben Peña ormai stabilmente sopra i 21, ma tanti altri in panchina qui ci hanno date grosse soddisfazioni. Se avevate ancora questi giocatori avete sicuramente fatto i guadagni grossi quanto i miei. E su cosa dovremmo andare a investire? Su questi giocatori assolutamente no. Ora non sono da acquistare giocatori in forma, ma punteremo giovedì al prossimo Team of the Week. Quindi domani vi aspetto con l'investimento, con il video del Team of the Week 22, sarà fondamentale. Cercheremo di trovare 3-4 obiettivi su cui ci dovremo concentrare giovedì mattina, ovviamente con sniping e con aste. Mi aspetto che i premi della Weekend League per quanto riguarda i top 100, quindi i pacchi in forma, verranno aperti. Quello me lo aspetto e mi auguro anche un Team of the Week buono, ma vedendo le prediction si parla di Pogba e tanti Sterling e tanti altri giocatori forti, quindi secondo me i pacchi verranno aperti. Non credo verranno aperti invece i pacchi quelli generici, non contenenti diciamo strettamente in forma, perché forse qualcuno punterà al colpo grosso per trovare questi giocatori. Comunque, ieri abbiamo venduto tanto e la gente mi chiedeva su cosa dobbiamo investire. In questi momenti, ve lo dico per il futuro, non si deve comprare, ma si deve puntare a vendere, come ho fatto io. E ho anche notificato nel gruppo: vendete, cercate di arrivare per giovedì con tanti crediti. Io volevo prendere, forse l'avete visto anche nelle live di ieri pomeriggio, scusate, questo signore qui stavo accumulando per portarmi via questo signore e il prezzo sta calando. Ma probabilmente cambierò obiettivo perché andrò sugli investimenti. Giovedì mattina cercherò di fare il possibile, mi raccomando, quindi sarà importantissimo seguirci nel video mercoledì, seguiteci le live, già stasera ne parleremo, saremo in live sul nostro canale Twitch, mi raccomando, ve lo lascio in descrizione, venite a seguirci lì nella live per ulteriori informazioni. Io direi che per questo appuntamento di primo recap della situazione è tutto. Mi raccomando, se avete dei giocatori che vi portano attualmente 7, 8, 10k di guadagno, vendeteli, non tirate la corda ulteriormente, arrivate con i crediti a giovedì, sarà quella la finestra principale di investimento la mattina e mi auguro anche durante la giornata. Sarà difficile, però dovremo sniperare, dovremo fare le aste, quindi mi raccomando. E conservatevi, come ho fatto io, giusto quegli investimenti che per il pot possono dare ancora qualche guadagno, ok? Ci ritroviamo stasera su Twitch, ciao a tutti.